Amici di Ci Vediamo alla Dinamo, ben ritrovati da parte di Cori Bichesu. Sta per iniziare una serata speciale, la serata che consacra la Dinamo alla storia. La Dinamo Banco di Sardegna la scorsa settimana a Milano ha portato a casa la Coppa Italia 2013-2014. Noi siamo qui a raccontarvi la festa e soprattutto a raccontarvi la gara che poi vedrà impegnata la nostra squadra contro la Vanoli Emona. Buon divertimento! Amici sportivi, la più cordiale buonasera da parte di Cori Bichesu. È appena finita la gara che ha visto la vittoria della Dinamo contro la Vanoli Cremona con il punteggio di 95-61. Una partita davvero incredibile quella degli uomini di coach Sacchetti. Chi si aspettava la stanchezza dopo la vittoria della Coppa e soprattutto dopo la lunghissima trasferta in terra turca è rimasto sicuramente deluso. Perché? Perché una prova davvero strepitosa del roster bianco-blu che si è rifatto abbondantemente della gara e della sconfitta patita all'andata in terra appunto lombarda. Andiamo a leggere i tabellini: 3 punti di Marquise Green, 13 di Caleb, 7 di De Vecchi, 9 di Chessa, 4 di Drew Gordon, 7 di Travis Diner, 11 di Brian Sacchetti, 9 di Drake Diner, 13 di Capitan Vanuzzo, 3 di Tessitori e 16 di... Dall'altra parte 5 di Zavascas, il punto di Marchetti, 4 di Woodside, 5 di Jerry Jackson, i 15 di Spralia, i 10 di Johnson, gli 8 di Kelly e i 13 di Rich. Davvero una partita senza storia, più 6 al primo
intervallo 22-16 più 13, 48-35 l'intervallo lungo, poi la spallata decisiva nel terzo periodo che si è chiuso sul 70-51 e poi l'epilogo 95-61. Manifestazione, oggi abbiamo iniziato con la consegna della Coppa Italia al pubblico di Sassari e Miss Sardegna e ce l'abbiamo qui ai nostri microfoni. Intanto la domanda è d'obbligo, ti sei divertita? Sì, mi sono divertita tantissimo, non capisco moltissimo di basket, però devo dire che mi sono veramente appassionata e magari inizierò veramente a venire spesso. Sai che adesso sei obbligata, visto che essendo la madrina siamo così, un po' tutti scaramantici, stavi benissimo in prima fila, è davvero una grande soddisfazione, intanto a te dal punto di vista personale, perché sei Miss Sardegna, parteciperai a Miss Italia, quindi hai già partecipato, certo, però hai rappresentato la nostra isola, quindi grande soddisfazione. Tra altre cose sassarese. Sì, infatti sono veramente contenta di essere di Sassari, così di aver potuto anche rappresentare la mia città, insomma. In bocca al lupo naturalmente per la tua carriera e comunque devi venire più spesso, basta. Certo, adesso sono tra Roma e Milano, un po' sto studiando anche recitazione, però sarò sempre presente, lo prometto. In bocca al lupo. Il lupo. Cambiamo... se rimaniamo al femminile, cosa c'entra? Lei è un'altra presidente, la presidente della provincia. Allora, sotto c'ha la maglietta, guardate cosa c'ha, è super tifosa Alessandra Giudice. Allora. Non c'è niente da dire, la Dinamo è sempre magica, bene, basta. Siamo ripartiti anche a sprombattuto, 95-61, un bel punteggio. Soprattutto perché potevamo pagare probabilmente l'emozione e la fatica della conquista della Coppa Italia e della trasferta in terra turca, così non è stato. I nostri alfieri, i nostri campioni, su tutto i nostri italiani, Massimino tripla, tre triple, e il capitan Vanuzzo con 13 punti, Jack De Vecchi, grande prova di collettivo. Ma secondo me, come ho sempre detto, la Dinamo continua a sorprendere proprio perché è capace di questi exploit, questi momenti così belli, ed è per quello che secondo me siamo tanto innamorati di lei. Un pensiero da tifosa, la Coppa Italia Sassari, un segnale di grande forza di questa squadra, però accomuniamo tutta la Sardegna. Ma con l'orgoglio, insomma, di una squadra provinciale che è arrivata lì, in alto. Ma credo che il bello proprio della Dinamo sia questo, non dimenticare da dove sta partendo, ma aver ben chiaro dove deve arrivare. Grazie alla presidente della provincia, Alessandra Giudici, e godiamocela. Godiamocela. Allora, il nuovo arrivo in casa Dinamo, Benjamin Eze, dalla prossima settimana con il numero 24 sulle spalle. Le prime impressioni di questa squadra, Ben? Squadra molto bravissima, sono molto impressionante oggi. Questo gruppo molto, sono bravi fuori e anche dentro campo. E poi tifosi, è meraviglioso, non posso dire di più. È arrivato, sei stato già premiato, perché ti abbiamo chiamato chiaramente la consegna della Coppa Italia. Ci abbiamo uno solo dei ragazzini che credo adesso ti diano un po' di... Come posso dire? Guarda, tutti i tuoi tifosi.
Sì, è già arrivato, ma non ho giocato, già vinto. Già vinto. Oh, Benji, la stagione è lunga, chiaramente, adesso bisogna giocare mercoledì in Eurocup, però questa è una squadra di grande cuore. Non era facile dopo la stanchezza della vittoria della Coppa Italia e la trasferta in Turchia? Sì, ma questa è a casa di Dinamo. Non importa chi affrontiamo domani o dopodomani, dobbiamo giocare. Questa casa, come si dice, dobbiamo difendiamo a casa nostra. Certo. Benjamin, davvero in bocca al lupo per la tua stagione. Benvenuto a Sassari, avrai il numero 24 e saremo orgogliosissimi di chiamare Benjamin Eze. Grazie. Crepi, grazie a tutti. Abbiamo un super tifoso e si chiama Mirko Colle d'Anchise, è un cognome stranissimo che fa il paio col mio, ribicheso quasi. Allora, benvenuto a Sassari, e la tua soddisfazione per questa Dinamo? È bella volta che l'ho vista, è bellissima, non me la passavo di vedermi così tanto, mi deve tanto, veramente tanto. Adesso devi venire spesso, visto che insomma abbiamo vinto e insomma tu ti sei divertito. Una grande prestazione della squadra che tra altre cose ha presentato la Coppa Italia. Una doppia soddisfazione. Sì, bellissimo. È una bellissima esperienza. Venire qua, dove l'andiamo. È stata bellissima. È una bellissima cosa. Noi ti ringraziamo naturalmente, sempre forza Dinamo, e un grazie particolare al mio amico Petretto che è lì, che ti ha portato, ci ha presentato, è veramente onorati di conoscerti. Forza Dinamo! Forza Dinamo! Forza Dinamo! Grazie! Sempre! Grande! Aspetta, la medaglia che c'ha sul petto, credo che di Sochi. No, Sochi, no. Di Sochi? No, credo valga molto di più. Molto. Squadra prima classificata, no, febbraio 2014. Lui è Brian Sacchetti. Ti abbiamo visto campeggiare sulle testate nazionali con una sorta di boccaccia dietro papà. Però che soddisfazione, Brian. Sì, ecco. Questa qui. No, più che altro no, una bella soddisfazione, vedere comunque tutti contenti, vedere quella raldola
le medaglie, la gente, la coppa, è bellissimo, bellissimo, veramente. Ancora veramente ci faccio fatica a credere e magari ci crederemo l'anno prossimo, magari pensando a quello che abbiamo fatto. Intanto è stato raggiunto un obiettivo, questo obiettivo che però non vi ha distratto, perché la parentesi chiaramente turca è stata un po' devastante dal punto di vista proprio della stanchezza, ma è naturale. Questa è una partita importantissima, l'avete vinta veramente con grande carattere, abbiamo detto in sede di presentazione tutto il roster, ma specialmente gli italiani. Sì, no, contenti comunque di non aver staccato la spina dopo la Coppa Italia. Ovviamente, come hai detto tu, la parentesi turca è stata un po' una mezza mazzata dal punto di vista mentale, perché comunque tanto viaggio, però comunque ci tenevamo a far vedere ai tifosi che ci siamo con la testa. Non è vero che adesso non abbiamo vinto ancora nulla, qualcosa l'abbiamo vinto, però vogliamo dire a tutti che comunque staremo concentrati fino alla fine del campionato per comunque portare delle altre soddisfazioni. L'abbiamo dimostrato stasera e ci impegneremo ogni giorno di più. Anche perché questo pubblico lo merita, ma in primis lo meritate voi per il sacrificio, per quello insomma state facendo vedere sul campo. E non è una sviolinata, tu sei benissimo. Cioè, tante cose arrivano direttamente dal cuore, le si è viste, le si è sentite. Per voi credo che sia una gratificazione anche doppia, perché tanto ormai sei sardo d'adozione, Brian. Sì, ormai io sto qua, affinché non mi cacciano, me sto qua. No, veramente. Grazie prima di tutto a loro, perché se non ci fossero i tifosi noi non saremmo qui comunque a festeggiare e a lavorare, perché comunque senza un pubblico così sarebbe tutto diverso. E mercoledì ci proveremo assolutamente, perché nella nostra natura noi non molliamo mai, quindi vediamo cosa succede. Grazie Brian. Grazie a te, ciao. Alla maglia numero 10 è tornato a Sassari da qualche settimana. Una risposta sul parquet di quelle così perentorie. Hai risposto al saluto del pubblico con una prestazione maiuscola insieme alla squadra, perché insomma non era facile. Ma sicuramente è stata una grandissima partita. Sì, abbiamo avuto un po' di alti e bassi durante i primi due quarti, ma nel terzo quarto siamo riusciti a difendere forte e partire in contropiede, quindi quando sono entrato, diciamo, la strada era un po' spianata, però abbiamo continuato bene, abbiamo finito ancora meglio, quindi siamo contenti tutti, è stata una grande partita. La terza tripla che ha ballato sul ferro quattro volte, però l'ovazione è il punto per cento, insomma. Ma un paio di settimane fa non entrava, oggi invece è entrata, perché nell'ultimo periodo le cose stanno andando meglio, quindi è entrata, però dai, sono contento così. A te l'abbiamo già detto, bentornati. In più abbiamo sentito anche Benjamin Eze, veramente contento di essere arrivato in questo gruppo. Una squadra che mercoledì tenterà l'impresa di staccare il biglietto per le top 16 di Eurocup, altro grandissimo traguardo per quella società. Ah, sicuramente, sarà una grandissima partita, sono di quelle o dentro o fuori, partita secca come le abbiamo giocate in Coppa Italia, quindi noi abbiamo cioè dobbiamo recuperare quello svantaggio lì, però sicuramente giochiamo in casa davanti al nostro pubblico, speriamo che sia numeroso come oggi, che ci dà una spinta in più per cercare di fare una grande partita e passare il turno. E come dicono a Sassari, si può fa. Grazie. Ciao.
Crediamo possa essere arrivato il momento di salutarvi per questa puntata di Ci Vediamo alla Dinamo. Vi ricordo il finale 95 Dinamo Banca di Sardegna, 61 Vanoli Cremona, una grande prova di carattere della squadra di coach Sacchetti. E noi ringraziamo della collaborazione tecnica naturalmente Andrea Ribichesu per le immagini insieme a Gabriele Trevis Sardu, il post produzione Nicola Cascioni, e noi vi salutiamo tutti dandovi appuntamento per le prossime gare inter della Dinamo Banco di Sardegna, che vi ricordo ha battuto 95-61 a Vanoli Cremona, e noi siamo sempre qua a raccontarvele queste storie di basket. Buonasera a tutti.